Ciao ragazzi, ciao follower, amici follower Sono qui per parlare, faccio un altro video di sfogo Per dire che purtroppo Chi, ha, chi usa dei social come me, per esempio chi, chi usa dei social, purtroppo Non, purtroppo ci sono Che purtroppo ce l'abbiamo tutto quando So per me, tutto quando Purtroppo sui social ci sta Ci stanno purtroppo Stanno purtroppo gente falsa. Purtroppo. Quando si usa i social bisogna stare attenti, perché purtroppo sui social c'è gente falsa. Ci sta gente falsa. Ci sono persone false. C'è gente falsa purtroppo, voglio. C'è gente falsa. Ci sono persone che non vogliono, che non voglio che mettono i loro profili Instagram privati. Uh, che, me... che chiamano altre persone al numero dello sconosciuto perché non vogliono dare a loro il loro numero di telefono? Uh, che si me... che fingono di essere dei vari influencer, che ne so. C'è qualcuno, qualche, qualche ragazzo falso, qualche ragazza falso, che ne so, per esempio, ci sta chi si finge di essere un cantante, chi si, chi si finge di essere un attore, chi si finge di essere un calciatore. In realtà non è così. Sono gente falsa, questa qua. Gente falsa, sono persone, queste sono persone false. Sono gente falsa che purtroppo non vogliono farsi identificare, non si vogliono far riconoscere, non vogliono dire i loro nomi, non vogliono dire i loro cognomi, non vogliono far vedere la loro vera immagine, non vogliono far vedere, vedere la, loro, la loro vera identità, non vogliono far vedere le, le loro foto. Mettono addirittura i loro profili Instagram privati. Mettono addirittura... Uh, e su tiktok mettono anche su tiktok stessa cosa anche su facebook ci sono purtroppo gente falsa purtroppo e alla gente falsa vanno, vanno e alla gente falsa purtroppo se riuscite appena possibile voi segnalate e bloccate che vi costa fare? bloccate e segnalate questa gente va segnalate e bloccate instagram è... Per esempio che c'era era, Tenete presente due anni fa uh, Due anni fa Quando c'era ancora Ausparty in pieno covid Quella quello, quell applicazione là Che potevi fare la videochiamata A 10 purtroppo Ausparty Ha fatto bene che ha chiuso Ha fallito, ha fatto buono Ha fatto buono Ausparty a chiudere Perché era piena di gente falsa era piena di gente falsa gente che non metteva che mettevano che si fingevano di mesi che si chiamavano a nome di attori a nome di, di cantanti a nome di calciatori e non vogliono farsi identificare chi sono realmente non mettono le loro foto questa gente va bloccata va segnalata non meritano di stare sui social perché su asparti non facevo altro che ricevevo solo insulti Minacce, non facevano altro che insultarmi a ricevere insulta insulti, minacce di tutto. Insulti, minacce, ad essere preso in giro, ad essere sfottuto, ad essere bullizzato. Ma hanno fatto buono a cancellare lo sparti. E purtroppo fino ad oggi ci stanno ancora sta gente falsa, gente che si. Cercano di salvarsi i, i nostri numeri di telefono e poi ci chiamano al numero dello sconosciuto per poterci sfottere dal da telefono. Questa gente purtroppo non meritano di avere i social, questa gente, no? Perché ci vorresti. Non hanno che leggenda cava che palla sotto perché per trovare una gente perché sui social non conosci, cioè, brave persone purtroppo. Colpe social, state le valere dei social, purtroppo è diventata una dipendenza per chiunque. Per i giovani i social è una novità, ma per le persone è più per i giovani di oggi, ma per i giovani di una volta, purtroppo. Cioè, no, anzi. Anzi, che ho detto, che voglio dire? I social, purtroppo, per i giovani di oggi sono una cosa. Sono una cosa comune per loro. Invece per le persone. Per i giovani di una volta i social per adesso è una novità per loro. Perché non hanno mai. Perché, perché quei giovani di una volta, quando avevano la nostra età, purtroppo. Non avevano. Non esistevano per la loro età. Quando, nei vecchi anni, quando loro avevano la nostra età, no, quella volta i social non esistevano. Invece per i ragazzi di oggi i social sono. Sono, un, sono importanti queste cose. Cioè, la colpa non sono dappertutto, ragazzi. Non, non li trovate solo... Credetemi, io, io, sono, io sono un bravo uomo. Io sono un bravo uomo. Non rompo le scatole a nessuno. Anzi, so, sono una brava persona. Io non rompo mai le scatole a nessuno. Anzi, il contrario, sono gli altri che rompono le scatole a... Io non rompo le palle a nessuno, sono gli altri che rompono le palle a me tanta gente. Ci, ci vorreste? Perché per trovare, una, per, per, per trovare gente buona bisogna fare i miracoli per trovare gente buona, a gente buona per, per trovare gente buona. Bisogna fare i miracoli per trovare gente buona, a gente buona si trova, da, si trova dal vivo, non sui social, dal vivo, di persona. Va guardata in faccia, va guardata per gli occhi. Ma questa gente qua, la gente buona, va trovare dove trovare i miracoli per, per trovare, lasciare la gente buona. sta qua non sono gente buona. Chissà sta sono veramente vogliono prendervi per il culo, sfottervi, insultarvi, minacciarvi, bullizzare. Tutte cose. Queste persone. Non vi vorranno mai vedere, non mi vogliono mai vedere. E, e eh? questa se chiappa e questa gente qua, questa gente qua pure se le acchiappi, questa gente purtroppo è già per strada. Se esisterebbero per davvero, già per strada. Se mettono a coparsi a montagna un capo, va Semplice, semplice, però non vorreste. Questa gente qua per non voler essere vista in faccia si mettono o passamontagna si mettono, se mettono passa montagna, in capo. E poi se ti vedono da lontano, uh, se ne scappano. Se ne scappano purtroppo. Se, è la la cosa peggiore che se ti vedono in faccia, se ne scappano. Se bacia, ti vedono in faccia, si danno lo scuole, se ne scappano. Perché tengono... Se ne scappano, non so se mettono passi a mandare un capo, perché che poi se l'altro dice che questa gente falsa qua te sgama, te sgama che ti st stai avvicinando a loro, no, se ne scappano perché sono false queste persone, gente che è i nei cani, ragazzine che, ragazze, ragazzine e ragazze varie che vedono, eh, ragazzine e ragazze false che vedono i cani, ved vedono voi con cani. Vi danno lo squad e se ne scappano Perché Perché, perché tengono solo Perché tengono queste ragazze false Che tengono a fobire Cioè ma ci rendiamo conto Dovrebbero far in modo, Dovrebbero partire tutte queste Segnalazioni Instagram Questa gente falsa qua li deve le deve segnalare le deve bloccare le devono bloccare instagram le deve bloccare a queste persone false perché questa gente falsa che non vogliono farsi identificare non vogliono mettere i loro veri nomi loro e le loro foto loro la le, le bloccare questa gente non meritano di stare sui social Ma questa gente vanno rovinata questa gente va, va, va segnalata, va bloccata. È più appena possibile se avete un'applicazione che identificano le chiamate al numero dello sconosciuto, voi identificate i loro numeri e li, e li andate a segnalare i loro e andate co così a segnalare i loro numeri, così dai loro numeri di telefono vengono identificati, poi chiedete realmente quella persona. Poi così, una bella persona che si presenta qua, poi Amen, ah, galero, man. Vanno, denunciate, arrestate. Amen. Amen. Purtroppo. Due anni fa non ce la perdevo la pazienza. Perché non ce la facevo più. Io non ce la faccio più, per esempio, a ricevere insulti. E i test che mi vogliono. Segnalare che mi vogliono male, che mi vogliono so vedere soffrire, cioè perché purtroppo questa gente è qua falsa qua. Il loro obiettivo è farvi e insultarvi, segnalarvi, vo segnalarvi, vogliono vedervi male, vogliono vedervi soffrire. Voglio ma stiamo ragionando, caca, caca. quello che hanno fatto a me, a eh? me quello che hanno fatto a me quello che hanno fatto a un mio amico e quello che hanno fatto a un altro ragazzo che conosco solo tramite i social ma non l'ho mai visto di persona ma a parte che mi hanno spiegato come è fatto com è fatto questo lui di carattere ha detto certe volte lui è falso ma in realtà ma in realtà lui non è una persona falsa perché è realmente lui perché mette le sue foto mette, mette ha messo il suo vero nome Perché non è falso lui No nel senso Il, il carattere che ha lui è falso Sì è vero Però lui per esempio questa, Questo qui però quello che si tratta, quel, si tratta di quello là Che io Ho detto già nel video precedente Che questo ha la voce a ricchione Lui purtroppo Va aiutato, va sostenuto E deve capire che ci sta perché deve capire che purtroppo non deve deve diffidarsi dalle persone, dalla gente falsa. Ma pian piano uh, lo, lo aiuterò. Uh, lo aiuterò. A questo qua lo aiuterò. Gli darò una mano. Poi se lo voglio contattare lo contatto e lo aiuto. E lo aiuto a farlo tornare nella realtà. Lo aiuterò a farlo a, lo aiuterò a, a farlo tornare col con cervello. Perché ci sono dei profili Facebook sopra, nella maggior parte, nella maggior parte queste persone, questa gente falsa che non si vogliono far identificare, lo fanno perché vogliono provocarvi, vogliono, vogliono insultarvi Semplicemente perché si approfittano. Perché purtroppo, questa gente falsa qua che non vogliono farsi identificarsi, non vogliono dire come si chiamano realmente, perché purtroppo purtroppo non c'hanno tanti amici e non tengono un cazzo da fare perché purtroppo questa gente questa gentaglia qua non c'hanno non hanno amici non hanno mai avuto un amico stretto e si approfittano con e si approfittano di insultare e di Di insultare di minacciare e di vedere soffrire a delle persone che purtroppo c'hanno tanti amici questa gente qua vanno. Vanno. Vanno bannata sui social. Queste devono essere bannate dappertutto i loro profili. I loro profili devono essere bloccati e segnalati da qualunque parte. Ovvero da tic, su TikTok, su YouTube, su Instagram, su Facebook e su qualsiasi social. E anche su. E anche al telefono devono essere bloccati. Perché i loro numeri di telefono devono essere bloccati. Devono essere bloccati. Queste qui non meritano di stare su WhatsApp, su Facebook, su Instagram, su Messenger, su TikTok, su YouTube, su Twitch. Al telefono, non meritano queste persone qua. Già da parentesi, questa gente qua non meritano. Non meritano né un PC, né un telefono. Niente, niente non meritano. Non meritano niente, purtroppo. Anche su YouTube purtroppo c'è gente falsa che non vogliono farsi identificare. Anche su YouTube purtroppo c'è gente falsa che non vogliono farsi identificare. Dai, da YouTube che ho oh, dai lei da quando ho aperto il canale su YouTube che mi sto precipitando che mi sono precipitato con utenti falsi. Con gente falsa e utenti falsi. Poi ho cominciato a vederli su Instagram, su TikTok e su Facebook. Nella maggior parte di tutti questi, Trovando nella maggior parte di questa gente falsa, purtroppo, nella gente falsa che purtroppo ci sta in giro, nella maggior parte vengono sempre truffati i maschi. Nella maggior parte vengono truffati. Nella maggior parte vengono sempre truffati gli uomini. Purtroppo gli uomini che vengono sempre truffati. Purtroppo vengono truffati sempre i maschi. Purtroppo i maschi vengono sempre truffati. Purtroppo vengono truffati sempre i maschi. E' gentaglia falsa che praticamente, se ti fanno pure la videochiamata, se ti fanno pure la videochiamata questa gente falsa. Fanno che... Fanno che praticamente ti rispondono ma ti vogliono, ma ti fanno solo lo screenshot, ma non ti vogliono, ma non si vogliono far vedere. E se volessero far vedere, che... Se, mi mettono... Uh, mi mettono purtroppo. Ci sono, ci sono tante che la gente falsa che altro che poi si mettono Pongo Punkoppa in live, un colppa in diretta, si mettono a straffectorno. Si mettono con un co dito medio. Si mettono con pescia foro, con culaforo. Questa gente va bannata! Va bloccata. Che le dica mettono un dito medio o... E corno ma se mettono mi si mettono, fanno velo, velo pesce, fanno velo oh culo. Questa gente va bannata. Questa gente va bannata. Va bloccata. Va bloccata, non meritano di stare sui social. Ci vuole essere tanta gente che parla sotto. Devono scattare denunce. Devono scattare un sacco di denunce da parte della polizia postale. Purtroppo. Non si non sta. Purtroppo. Gente che dicono che poi la gente falsa che poi vogliono. Poi gente a gendare che mi chiede fotografie. Poi dopo che mi, prima mi chiede fotografie e poi mi vogliono sfruttero. No, non so fa così. Quindi non so, che li che vengono qua, che vengono vicino persone che chiedono le fotografie. Quei fan che vengono vicino a influencer che chiedono le fotografie e poi sfottono Non sono veri fan Quei fan, quei fan che fa, per me, quei fan che fanno così Che vengono vicino a me a, a chiedermi le fotografie E poi la roba mi insultano e mi sfottono e mi prendono in giro Non sono dei veri fan, sono dei falsi I veri fan sono quelli che mi rispettano non solo i, i miei veri fan, sono quelli che, che rispettano le persone. Oltre che andare alle vicine e chiedere delle fotografie, purtroppo ci vorreste... perché purtroppo questa gentaglia qua non, han, non hanno capito ancora. Che purtroppo, non, purtroppo gente e gente sono ignoranti purtroppo. Certa gente purtroppo devono capire che quel cazzo di telefono non è un giocattolo. Il telefono non è un giocattolo e stessa cosa anche il PC. Il PC non è un giocattolo: sia il PC che il telefono non sono dei giocattoli. Il telefono non è un giocattolo. Il PC non è un giocattolo, e sono degli strumenti di vita. Devono saper usare quel cazzo di telefono, quel cazzo di PC. Quel cazzo che hanno. Lo devono usare. Lo devono imparare ad usare. Quel cazzo di telefono. Lo devono imparare ad usarlo come si deve. E anche il PC. Se si vogliono farsi social. Non devono, devono farsi identificare. Non si vogliono farsi identificare perché. Non vogliono essere segnalati questo fanno principalmente perché questa gente qua non vogliono essere identificate, non vogliono mettere i loro veri nomi, non vogliono mettere le, i loro veri cognomi, non vogliono mettere le, le loro immagini vere, solo perché non vogliono essere identificati. Perché non vogliono essere segnalati? Ma ve lo spiego io per quale motivo, perché, perché questa gente ci sono, questa gente così perché purtroppo hanno avuto un brutto passato. Ah, perché da piccoli questi queste ragazze e questi ragazzi, puto, da piccoli, hanno avuto un brutto passato. Hanno avuto un brutto passato. Non hanno, hanno avuto tanti amici. Non hanno un amico stretto. Non, ha, non hanno un amico stretto. Una ragazza non si è mai. Non si sono, non si sono, delle ragazze che non si sono mai voluti fidanzare con loro. Tra Questi non hanno mai avuto un amico, non, hanno mai, non, ha, non si sono mai fidanzati. E poi rompono il cazzo alla gente che. Che c'ha tanta gente che lo vogliono bene. Se io questi qua, se voi non avete, una, non, se voi avete avuto un'infanzia difficile, non avete mai avuto uh, nessun amico, il problema è vostro. Il problema è vostro, perché siete voi che voi volete farvi riconoscere, perché siete voi che siete così. Se la gente non vi vuole. Se, non, se voi non vi avete amici, il problema è vostro siete voi che non vi volete farvi identificare, non vi volete farvi riconoscere. È normale che la gente a voi non vi vuole come amico, è normale che, ma è normale, è normale che, una, che la gente non un vuole come amico è normale che voi la gente non ve, la, non ve le fate come amiche perché voi mi, mi chiamate perché voi i falsi è normale che non vogliono essere amici a voi. È normale. È normale che non, vogl non mi vogliono come amico. È normale che a voi non mi vogliono come amici. E non si vogliono mai fidanzarvi con voi. È normale. Fino a quando non impare eh, a capire che. I social devono essere utilizzati come si deve. E fino a quando non imparate ad usare come si deve. I social, il telefono, il PC quel... che cazzo che avete, non... voi gli amici, non ve li fate mai così. Se voi spottete la gente e vi fingete di essere qualche altra persona. Voi gli amici non li avete mai e non avete mai i, fi i fidanzati. Va bene. Io con questo chiudo. Alla prossima. Ciao ragazzi!